Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Voglio provare a fare di nuovo, perché l'avevo già fatto sul canale C'era, poi l'ho tolto perché non era proprio il massimo, lo Strauben, che è un dolce tipico del Tirolo, del sud del Tirolo, che non trovate nei ristoranti. Questo dolce lo fanno nelle feste o nelle malghe in alta montagna. È veramente buono. Una volta l'ho trovato anche alla Rodibraie, se c'era una postazione all'aperto, lo stavano facendo, ma nelle feste è veramente buono, buonissimo. E ora lo farò con la ricetta del mio amico Davide Zampelli. Davide Zampelli è uno chef del Trentino Alto Adige, un ragazzo simpaticissimo che cucina molte delle sue ricette e le fa in mezzo alla neve. Pensate, con la cucina in mezzo alla neve. Se volete andate a cercarlo, andate a vederlo. Bene, seguitemi adesso in questa ricetta, vediamo se riesco almeno che assomigli un po' a quella originale. Vediamo se ci riesco, seguitemi. Allora, mi sono preparata tutti gli ingredienti, eccoli qua, le uova, ho separato i tuorli dall'albume perché poi andrò a montarlo a neve. Poi ho preparato il burro, il latte, in Alto Adige, pensate nelle malghe dove fanno questo dolce. Pensate un attimino al burro che usano fatto da loro e il latte appena munto, è una favola. Allora, io ho messo una farina, una normalissima farina zero, e ho preparato un padellino per sciogliere il burro, non per cuocerlo, eh. Questo è l'imbuto, vedete l'imbuto che si usa proprio per lo Strauben. Quindi dicevo, ho messo già anche l'olio di semi di arachide. Ora, per prima cosa mi monto gli albumi a neve ferma. Avete visto, ho preparato anche la grappa e un pizzico di sale. Ok, monto per benino gli albumi, eccoli qua, e li tengo da parte. Ora sciolgo il burro, ma naturalmente non devo cuocere, non devo farlo friggere, devo appena scaldarlo, quindi lo stempero un pochino per scioglierlo. Quindi metto la temperatura bassissima, vediamo, a 2, 2, massimo 3, dovrebbe andar bene. Io ci sto mettendo la vanillina, un pochino di vanillina, però la ricetta prevede le bacche di vaniglia, i semini della bacca di vaniglia. Ok, giro per far sciogliere bene il burro. Una volta pronto, eccolo qua. Ora ci verso dentro il latte così si stiepidisce un pochino. Ma appena un attimo, deve essere appena tiepido, così va bene. Lo tolgo e appoggio da un lato. Pensate, questo dolce nelle malghe con il latte appena munto e il burro che fanno loro.
Uno spettacolo. Bene. Adesso mi sbatto i tuorli. Io ci metto appena un cucchiaino di zucchero. Nella ricetta non è previsto lo zucchero, perché poi sopra questo dolce ci va tanto zucchero a velo e quindi il dolce lo prende da sé. E poi vado a mettere a cucchiaiate il latte con il burro. E sbatto e alterno con la farina, quindi però la setaccio, la farina va setacciata, quindi alterno e sbatto bene con le fruste fino ad esaurire sia il latte che la farina. Come vi ho detto all'inizio, questo procedimento l'ho preso da Davide Zampelli. Pensate che lui, ecco, ho messo il pizzico di sale e anche la grappa e continuo a girare. Pensate che lui questa ricetta l'ha fatta all'aperto, così, circondato dalla neve, dalle sue montagne innevate. Molto, molto simpatica la cosa. Io sicuramente non ci riuscirei, morirei di freddo. Bene, continuo, finisco di mettere la farina, sempre così setacciata. Scusatemi l'audio perché sento che c'è un leggero fruscio di base, perché ho cambiato, tra le altre cose, ho cambiato anche il computer e devo sistemare un pochino l'audio. Allora, non avevo messo negli ingredienti il limone, che ci va una bella grattugiata di scorza di limone. Questi sono i miei limoni, quindi biologici. Allora, continuo a sbattere per evitare che si formino grumi. Ecco qua, metto l'ultima parte di latte e poi ancora la farina. Quindi l'impasto deve venire bello liscio. Ok. Sempre a mano, questo impasto va fatto così con la frusta a mano. Una volta pronto, poi andrò a mettere gli albumi montati a neve. Un altro pochino. Ok, ci siamo. Gli albumi però li aggiungo con il cucchiaio, a cucchiaiate, così rimangono belli gonfi con l'aria. Per Perché, come avete visto, non c'è lievito. Il lievito non c'è, ma c'è la grappa che fa da lievitante e gli albumi che rendono l'impasto leggero. Ecco, bisogna metterlo così come quando facciamo la crema per il tiramisù, diciamo, no? Bene, ci siamo. Nel frattempo ho acceso l'olio, ho acceso il fornello per far scaldare l'olio per friggere. Allora, provo a registrare diversamente così controllo se c'è ancora quel fruscio. Vediamo se l'olio è pronto o possiamo anche misurare con un termometro, però io con lo stecchino faccio bene, abbasso un pochino perché comunque non deve bruciacchiare. Mi preparo l'imbuto, avete visto, ho messo il dito sotto. Adesso sono usciti delle altre cose, diciamo, per fare lo Strauben. Ho visto che usano anche un recipiente con sotto un tappo, quindi non serve mettere il dito sotto. Allora,
Faccio dei cerchi iniziando dall'esterno, così, piano piano. Poi, ecco, secondo i gusti si può fare un pochino più fluido per farlo più sottile. Però a me piace lo Strauben bello cicciottello, così. Ecco qua. Dall'esterno, perché se iniziate, io ne avevo fatto già uno, vedete, però ho sbagliato, avevo iniziato dall'interno. Ma poi succede che non si attacca, si stacca praticamente. Invece così, questo è il modo giusto. Ok. Scusatemi, sto pasticciando un pochino con le dita. Però è così, bisogna mettere il dito sotto, altrimenti ci scappa tutto l'impasto. Allora, lo giro e naturalmente non deve essere bruciacchiato, quindi regoliamoci con la temperatura, abbassiamo se serve. Dovrebbe essere girato soltanto una volta, quindi guardiamo sotto. Io adesso assaggio subito il primo che ho fatto, sbagliando, l'ho fatto nell'altro verso, però lo assaggio. Una bella spolverizzata di zucchero a velo. Ecco qua, è bello croccante. L'esterno è croccante e dentro è morbido. Buonissimo. Buono, buono. Allora, continuo. Continuo a cuocere. Mi raccomando, l'olio deve essere olio di arachide, perché altri oli potrebbero bruciacchiare lo Strauben. Se non sbaglio, così la registrazione viene meglio, vero? Non sento più il fruscio. Fatemi sapere se era meglio all'inizio o se va bene così. Perché ora sto usando direttamente il microfono, di questo computer che ho comprato nuovo. Ok, finisco di cuocere la dose, presso a poco ci vengono 4 Strauben con questa dose che ci suggerisce Davide. Eccoli qua. Naturalmente questi adesso vanno farciti con la marmellata di mirtilli rossi, che io non ho, e quindi ho usato i mirtilli neri. Va bene lo stesso, no? Ci accontentiamo, che dite? Non vedo l'ora di assaggiarli. Io direi che sono venuti bene, anche se dovevano essere un pochino più sottili. Forse per farli più sottili, l'impasto doveva essere un pochino più liquido. Quindi con il latte ci regoliamo, magari aggiungiamo un goccino di latte in più. Bene, l'aspetto è bello. Quello che ho assaggiato prima era buonissimo, adesso assaggiamo un altro pezzettino. Belli, belli. E fuori rimangono croccanti, questi vanno mangiati rigorosamente caldi, e con la marmellata. Marmellata, praticamente in Alto Adige mettono una composta di mirtilli rossi. Tanto zucchero a velo sopra e vai. Beh, ragazzi. Che dire, sono speciali, sono buonissimi, veramente buoni. Bene, io vi ringrazio della visione, ringrazio il mio amico Davide che mi ha suggerito questa ricetta. E ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!